Ciao ragazze, buon pomeriggio. Allora, oggi andremo a creare un paio di orecchini con gli attrezzi che mi sono arrivati, quelli che avete visto nel video spacchettamento. Quindi, le pinze, queste qui, a 6 diametri per realizzare gli anellini, il coiling gizmo, ok, poi utilizzeremo il filo. Questo qui da 1 mm e questo è rame dorato e il filo sempre rame dorato da 0,4. Scusate, la finestra aperta e quindi sentite un po' di casino. Poi ci servono, allora, 7 perle di agata da 6 mm, questo disco di labradorite da questo è un 20 mm. È bellissima, la prima volta che la compro la labradorite. Proprio perché dico, voglio crearci un qualcosa di particolare. Ah, ma non vi ho fatto vedere quello di cui stiamo parlando. Eccolo qui. Questo è l'orecchino che vorrei. Cioè, il primo è venuto bello. Adesso speriamo che anche il secondo mi riesca. Qui ho, vedete, creato la mia spiralina con il cooling. Perfetto. E niente. E poi ci serviranno, va bene, le varie pinze, le tronchesine. Pinza punta conica e poi sto utilizzando anche un altro attrezzino sempre della Bead Smith che è questo mandrino, quindi è una confezione dove ci sono diversi, ce ne sono quattro tipi di mandrini e quindi andremo a realizzare prima la base su cui andare a lavorare, che sarebbe la base rotonda. Perché sono prima c'è la base rotonda, poi c'è la base questa qui, c'è il contorno, poi c'è aiuto, la spiralina e poi dopo andiamo comunque ad inserire le nostre perle. Ok, quindi come prima cosa io prendo il filo da 1 mm, vado nella dunque prima, seconda, terza, quarta scanalatura, nella quarta scanalatura e inizio a girare, aspettate che sistemo un attimino il mio filo. Un'altra cosa che devo prendere perché mi serve sono le oddio le devo cambiare la siccome ho la pinza con le punte no, di silicone, dicono di silicone ma non è silicone, più che altro plastica dura. Perché così in questo modo si può andare a appiattire bene il filo senza rovinarlo. E siccome mi si sono usurate, devo prendere il ricambio. Ecco, devo prendere il ricambio. Adesso mi è venuta la parola. Perfetto, quindi io posiziono 1, 2, 3, 4 il mio filo intorno alla quarta. Aspettate, perché vorrei mettervelo così. Attimino che sto sistemando intorno alla quarta scanalatura. Aspettate che sposto tutto e vado così, vado a girare una volta in modo da creare la base su cui andare a lavorare. Ok, aspettate che questa è una base un po' sconclusionata perché prima avevo preso male le misure e quindi ho dovuto riaprire il filo e così facendolo un po' poverino. Prendiamo una martellatina. Ok, così. Perfetto. Adesso taglio il mio pezzettino di filo. Ok, e questo lo vado a girare intorno alla mia base. Ecco qui, in questo modo. Ok, adesso taglio chiudo il mio filo così che non possa dar fastidio. Ok. Adesso lo riposiziono qui, esatto,
una sistematina. Ok, perfetto. E questo primo lavoro è stato fatto. Vediamo se la labradorite. Sì, perfetto. Ok, adesso sempre con il filo da 1 mm devo andare a realizzare i sette petali. Quindi con la pinza questa qui, lavorando su questo spessore, io lascio un pezzettino di filo all'inizio perché poi ci servirà e comincio a aspettare, no, conviene prenderlo per così. Quindi comincio a girarlo. Ecco, sistemo e vado a creare il mio primo, insomma, anello. Proseguo così, sempre sullo stesso lato a lavorare, sempre quindi sullo stesso diametro. Aspettate che... Ok. Ok, secondo. E adesso continuo a fare le altre 5, così mi viene anche più facile, ragazze, però utilizzando sempre questo spessore qui, quindi sono tutti uguali. Perfetto, li vado a fare e ci vediamo tra poco. Ecco qua, ho realizzato i miei petali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, perfetto. Adesso taglio lasciando sempre un pezzettino di filo. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Adesso ci serve di nuovo questo mandrino e devo sempre contare 1, 2, 3, 4, sempre intorno alla quarta scanalatura. Vado a posizionare un attimino. Oh. 1, 2, 3, 4. Vado a posizionare i miei petali e cerco di dargli una forma tonda. In questo modo, aspettate, scusate che... Ecco qua. Così cerco di dargli una forma tonda. Qui vado a incrociare i fili. Ok, e adesso posso prendere di nuovo la mia forma iniziale, quella tonda. Quindi 3, sistemo un pochino. Vado a dare una sistematina con le mani. Questo deve venire in questo modo. Aspettate, sta passando pure un aereo. Ok, allora questo è quello che dobbiamo ottenere. Allora, come facciamo per ottenere questo? Avete visto che vi ho fatto lasciare un po' più di filo, no? Quindi cerchiamo di sistemare, ecco qui, tenendo fermo, guardate, questo lo faccio passare così. Ok, io devo andare a girare il mio filo intorno alla mia base in questo modo, ecco qui, e un lato l'abbiamo ancorato. Ora vado a tagliare il filo in eccesso, eccolo qui. Vado a chiudere il pezzettino finale perché sennò taglia che è una bellezza, cioè gara graffia che è una bellezza. Aspettate, ci rivedo, ecco qua, perfetto. Adesso avvicino il più possibile, vedete, in questo modo. Aspettate la moto. Eccoci qua, meno male che l'ha spenta, non se ne poteva più. E faccio quindi la stessa identica cosa con quest'altro capo di filo. Stando attenta a tenere fermo il quarto petalo al centro. Quindi con questo adesso vado a girarlo. Ecco qui. Quindi anche lui rimarrà bloccato.
Perfetto. Adesso taglio anche questo pezzettino di filo, vado a stringere qui. E quindi adesso mi sistemo ancora meglio. Perfetto. Ecco qua. Questa è la base su cui noi dopo andremo a lavorare, quindi ad inserire le perle e la bradolite. Ok, adesso dobbiamo andare a realizzare la spiralina. Quindi tolgo tutto questo. Ok, aspettate che sposto. Prendo il mio attrezzino, lo vado a posizionare sul bordo del tavolino. Aspettate, ora vi faccio vedere. Così almeno abbiamo provato insieme sia le pinze che quest'altro attrezzo. Un attimo, ragazzi, che lo sto chiudendo, lo sto serrando. Ok, aspettate che lo serro per bene e poi vi faccio vedere perché andremo a farlo insieme. Ok, ragazzi, adesso andiamo a prendere il filo da 04. Ho chiuso un pochino perché c'era il finimondo. Ok, ho posizionato la seconda barra e vado a fare così. Quindi, ok, srotolo un po' di filo. Aiuto. Adesso, aspettate, vediamo se riuscite a vedere meglio. Ok, perfetto. Adesso piano piano io inizio a creare la mia spirale. Tengo il filo in tensione, vedete? E inizio a creare la mia spiralina. Perfetto. Questo rumore che sentite al filo. Strano. Forse è troppo in tensione, non lo so. Ecco, adesso un po' meglio. Comunque, vado a creare una spiralina abbastanza lunghetta. Considerate che è la prima volta che utilizzo tutti questi attrezzini, quindi magari non sarà perfettissimo nulla, però lo sto provando insieme a voi, anche perché me l'avete richiesto, quindi a me fa piacere, però ovviamente tra un po' mi va a fuoco il dito. Aiuto, troppo in tensione sto tenendo. C'è il segno. Oddio mio, sono tremenda. Forza bruta proprio. Basta. Io non ho misurato quell'altra spiralina che ho fatto, non me la sono proprio misurata, cioè non proprio misurata per niente. Quindi ho fatto a occhio, facciamo qualche altro giro per sicurezza. Ok. E adesso vado a tagliare. Ok, perfetto. Adesso di qua vado a slacciare il filo. Ecco qui, tolgo la barretta dal supporto e sfilo la mia spirale. Sì, ok. Adesso tolgo questo attrezzo e andiamo avanti con gli orecchini. Eccomi qua, ragazze. Allora, adesso mi sono preparata le due rocaille 11.0 e poi ho tagliato un bel pezzo di filo da 0.40. Ok, inizio dal centro, quindi in teoria sistemo ancora un pochino meglio. Vado a sistemare, ecco qua. Inizio dal centro, quindi aspettate, metto un po' più. Oh, adesso si vede meglio. Prendo il mio filo, lo faccio passare qui, perché devo andare a
così dice, inizio da qui ad inserire la mia labradorite, quindi vado a fare vari giri e poi dopo andiamo avanti. Li faccio un attimino da sola in modo che ci posso vedere bene, posso vedere bene quello che faccio, e quindi tra pochissimo. Allora, eccomi qua. Ho annodato il filo di inizio, ho tagliato la codina in eccesso e quindi adesso andiamo avanti. Dunque, il filo, questo qui che mi serve, questo da 0,40, passa davanti alla lavorazione in questo modo. Adesso vado ad inserire la prima rocaille, che poi volevo provare il punto spiga anche utilizzando le mie rocaille. Vabbè, poi lo faremo un'altra volta insieme. Poi prendo la mia labradorite, che aspettate che non trovo il foro, siccome sono mezza ciecata, perfetto, e di nuovo la mia 11,0. Ecco, la mia 11,0. Allora, avanti, ecco qua. Così, adesso porto il tutto alla fine del mio filo e poi dopo, ok, perfetto, tutto alla fine del mio filo. Sono quindi su al centro, faccio solamente un paio di giri. Un paio di giretti. Allora, un paio di giri ho detto. Ok. Ah, ecco perché, aspettate, che c'è qui questo filo che dà un po' di fastidio. Ok. Adesso vado a girare, perfetto, ok, quindi, e adesso vado ad inserire la mia spirale, quindi vado a tagliare questo pezzettino in eccesso, vediamo se qui giù sta messo bene, no, anche qui sotto devo andare a dare una piccola tagliatina. Ok, a posto. Adesso infilo la mia spiralina nel filo. Quindi infilo nel filo, la porto giù. Ok. E quindi gli faccio fare vari giri. Quindi tengo ferma la mia creazione. Oddio, questi lavori sono facilissimi, fatti senza telefono davanti, ragazze, veramente. Così diventa un macello. Quindi, abbiate pazienza, che lo sapete tutte quante che fuori, lontano dalla fotocamera, si riesce benissimo a lavorare. Ecco qui. Così. Ok. Forse la devo girarla sotto, aspettate, aspettate che praticamente, ecco, era così, infatti, ecco qua, perfetto, perché il filo deve andare sotto. Ok, oh, ce l'abbiamo fatta, meno male. Adesso cosa dobbiamo fare? Cioè, cosa devo fare? Devo passare il filo. Quindi tra poco inizierò a cucire le mie perle, quindi passo il filo dentro al filo portante, quello da 1 mm, faccio vari giri e poi dopo andiamo avanti con l'inserimento delle perle. Quindi ancora così.
In questo modo nascondiamo anche l'inizio, varie unioni di filo. Questa mi è rimasta troppo su, non capisco perché. Andiamo a dare una schiacciatina. Ok, perfetto. Adesso continuo a girare qui, però ovviamente fatta a mano non potrà essere proprio uguale, precisissimo l'uno all'altro, ovviamente. Poi mettete in conto che la vista della talpa in vacanza. Ok, quindi ragazzi, un po' di pazienza, però ecco, ci sto mettendo tutto il mio impegno, mannaggia, ci vorrebbe un regista se tiene la fotocamera, io ho tutto libero perché ce l'ho qui davanti, vedete? Ah, e io devo lavorare qua, quindi non ce l'ho vicino, vicino. Insomma, ragazze, va bene, adesso io continuo a girare un po' il mio filo e poi iniziamo ad inserire le perle. Ecco qua ragazzi, adesso vado ad iniziare. Quindi mi sono portata ad uscire da questo lato. Quindi poi inseriremo la perla e andiamo avanti. Allora, prendo le mie perle. Quindi, ok, inserito la prima, la mando alla fine del filo, così, passo in questo modo, faccio così, aspettate, poi il filo passa all'interno del mio cerchio, quindi qui, ecco qua, in questo modo. E tiro. Tiro. Ecco qua. E ho posizionato la mia prima perla. Sembra difficile, che purtroppo, vi ripeto, è più facile se è più facile lavorare senza. Perfetto. Allora, ecco qua, inseriamo la seconda perla. Quindi inserisco la perla, quindi la tengo ferma, prendo il mio filo e lo faccio passare all'interno, vedete, all'interno dove ho la labradorite. Tiro. E la perla si è sistemata. Di nuovo prendo una perla. Guardate che la inserisco, ragazze, e so, non riesco a trovare il buchino della perla. Perfetto. Eccola qui. Aspettate, ecco qua, ci sono riuscita. Così porto alla fine. Vedete, la porto dentro al cerchio, poi passo con il filo all'interno. Poi, a parte che vabbè, ognuno quando crea poi si trova la giusta, come si dice, il giusto modo per far passare i fili, per far tutto. Io nel mio caso ho fatto in questo modo. Ecco qua. Parte che non è proprio un tutorial, è soltanto per farvi vedere come lo realizzo, come ho utilizzato la pinza, come ho utilizzato la mia spiralina e niente, in questo modo vado a creare questo orecchino. Quindi non è che voglio essere proprio un tutorial, ragazze, e che alla fin fine vado io a finire di creare la coppia di orecchini insieme a voi. Ecco. Quindi anche qui vedete, io tengo la mia perla, prendo il mio filo, lo passo all'interno, qui, tiro,
la mia perla si è posizionata. Ho fatto prima un altro esperimento con i petali più grandi, quindi ho usato l'altro spessore, questo qui, che è molto più grande. Quindi la perla rimaneva, come si dice, c'era molto più spazio intorno alla perla. Quindi ho dovuto tutto sfasciare, rifare, riprendere varie misure, insomma. E poi vabbè, sbagliando si impara. Allora, aspettate che anche qui non riesco, ecco fatto, a trovare il forellino. Perfetto. Porto, quindi come al solito, la mia perla giù, la tengo, entro con il filo all'interno. Qui, vicino alla mia labradorite, così. Ecco. E ho inserito anche l'altra perla. Io adesso finisco, poi devo avvolgere piano piano il filo intorno, il filo da 0,40 intorno al filo da 1 e poi finirò avvolgendo il mio filo qui sotto alla spiralina. Poi vado a tagliare e vado a creare la solina qui. Quindi diciamo che gli orecchini sono questi. Quindi è il mio primo lavoro. Sono soddisfatta comunque, ragazzi, anche se non sono bravissima ancora, non ovviamente devo imparare tantissime cose, però devo dire che il risultato è qualcosa di spettacolare, molto bello e comunque sembrano gioielli veri. A parte, va bene, utilizzando le pietre dure, pietre comunque la labradorite ha un certo, come si dice, valore, nel senso che comunque non è plastica, non è cristallo, cioè comunque sono pietre dure che comunque costano dei besoldini e niente, quindi io sono contenta, mi piacciono tantissimo, solamente che ho finito l'artistic wire per realizzare le monachelle, lo devo riprendere e così posso andare a creare le monachelle adatte, perché metterci quelle già pronte non mi pare il caso. Va bene ragazzi, io adesso continuo e poi ve li faccio vedere ultimati. Allora ragazze, eccoli qua. Terminati. Io sono soddisfatta, mi piace tantissimo, cioè mi piacciono tantissimo veramente, e quindi devo soltanto migliorarmi e basta. Quindi mi piace lavorare con i fili, adoro cioè tutto, anche perché io ripeto ragazze, sì, le perline sono belle, ma dovete anche pensare che le persone, non tutte le persone, si comprano gioielli fatti in tessitura di perline. E proprio per questo, perché ho riscontrato che qui nella mia zona, purtroppo le perline non sono apprezzate perché sono considerate, cioè, il nulla. Cioè, io penso che questi gioielli prodotti, questi gioielli veramente possono piacere molto molto di più. E quindi, cioè, ho avuto la riprova proprio da alcune signore che mi hanno preso tantissime cose fatte in wire crochet, fatte con i fili. E quindi, ecco ragazze, questo è quello che io ho visto e che purtroppo mi porta a ragionare su questa cosa. A parte che mi diverto anch'io a creare qualcosa di nuovo perché acquisisco altre tecniche, cioè quindi allargo il mio sapere, ecco. Però faccio anche contente le sei signore che abitano qui. E niente, purtroppo, come si dice, attacca l'asino, cioè attacca la coda dove vuoi, no, attacca l'asino dove vuoi il padrone, ecco, una cosa del genere. E nulla, adesso io taglio i filetti del filo da 0,40 che ho avvolto sotto alla mia spiralina,
E poi appena mi arriva l'Artistic Wire vado a realizzare le monachelle adatte a questi orecchini. Comunque, belli, li sto guardando e riguardando, mi piacciono tantissimo. Solo che qui, ok, aspettate che la spiralina qui è girata, quindi la devo sistemare. No, niente, va bene, sono alcune cosine da sistemare. E poi ecco a posto, sono terminati. Ok, ragazzi, quindi abbiamo provato insieme le pinze, il Curling Gizmo. Insieme a voi ho provato anche questo perché non l'ho mai utilizzato. Bell'asina che sono. E abbiamo creato questi splendidi orecchini molto molto importanti. Ok, fatemi sapere cosa ne pensate di questi orecchini. E grazie della vostra compagnia. Ciao ragazze, ciao a tutte.